Mia madre diceva che quando si mangia si combatte con la morte. Lo diceva prima di Hitler, quando andavo alla scuola elementare di Braunsteinstrasse 10, Berlino. E Hitler non c'era. Lei mi allacciava un fiocco sul grembiule e mi porgeva la cartella. E mi raccomandava di fare attenzione durante il pranzo a non strozzarmi. In casa avevo il vizio di parlare sempre, pure con la bocca piena. Chiacchieri troppo, mi diceva, e io mi strozzavo, proprio perché mi faceva ridere quel tono tragico. Il suo metodo educativo fondato sulla minaccia di estinzione. 162 163 164. Los, los, raus. Darei la mia stessa vita per il Führer, disse Gertrude, gli occhi socchiusi per conferire solennità all'affermazione. Sua sorella Sabine annuì. A causa del mento sfuggente non capivo se fosse più giovane o più vecchia di lei. Il tavolo della mensa era sgombro, mancava una mezz'ora all'uscita. Nel cielo di piombo, incorniciato dalla finestra, si stagliava un'altra assaggiatrice, Teodora. Uscivo ogni notte per fare l'amore con lui. Camminavo svelta verso il fienile, con la determinazione di chi va incontro a qualcosa di inevitabile. Era una marcia da soldato. Le domande mi si affollavano in testa, le mettevo a tacere. Il giorno dopo riprendevano a tormentarmi, ma quando entravo nel fienile erano stracci impigliati in una rete, non scavalcavano il recinto della mia volontà. Rosa Sauer è un'assaggiatrice che lavora per Hitler
esattamente come le altre ragazze della mensa alla caserma di Krausendorf. Costretta in una dimensione coercitiva, racconta un microcosmo estremo e violento, senza però mai smettere di desiderare. Perché il desiderio è una forma di resistenza. Smettendo di desiderare, si diventa meno umani.